Parla adesso forse di addirittura tre maggioranze, una del PD, quella di governo con NCD, una per le riforme con Forza Italia e una adesso ricompattata a sinistra. Ma qual è la maggioranza del PD? No, ma io non starei in questo schema, c'è una maggioranza che sostiene il governo e che sta consentendo al governo di fare le cose che servono al Paese, in cui tutte le forze politiche sono protagoniste, in cui ciascuno porta il proprio contributo. E sulle riforme istituzionali è stato costruito uno schema di lavoro che è quello che le regole del gioco, la legge elettorale e l'architettura istituzionale del Paese si scrivono con l'opposizione. A quello schema siamo stati coerenti e su questo schema noi intendiamo continuare a lavorare e proseguire. L'elezione del Capo dello Stato muove invece da un altro punto di vista, un altro punto di partenza, cioè la necessità di trovare intorno a una figura importante e autorevole una convergenza ampia che consenta al Parlamento di riconoscerci nel Capo dello Stato che eleggerà. Nulla di più, nulla di meno.